E il momento in cui siete nella chiesa di Senlis, Senlis è una città storica a pochi chilometri da Parigi, dove hanno girato sulla strada il re, ha lasciato Parigi, Luigi XVI, e sta andando verso est, nella frontiera dell'est della Francia. E a Senlis siete tutti, nel film si presenta come un relais de poste, un'osteria dove cambiano i cavalli, e a questo momento Marcello vi lascia, parte da solo, e siete lì dentro, e tu fai una signora che ha una tenuta nel champagne. Allora, io difatti ho chiesto a scuola, ma chi è il personaggio? Che è questa vedova che fa il viaggio in questa carrozza con le altre Casanova? Mi ha detto, beh, sei la vedova, la Chicco. Allora ho detto, va bene, sono la vedova Chicco. Una cosa proprietaria di una tenuta di champagne, e lo tu inviti Marcello, cioè Casanova, a rinunciare a tornare in Germania o in Austria e a venire con te nella zona dello champagne. Sì, perché io sono durante questo viaggio e sono innamorata di Casanova, di quest'uomo che per me era il massimo, e quando io li lascio, perché dopo più nel film io me ne vado, sono arrivata a casa per dire, e lo vedo con delle altre persone e sono in lacrima perché un amore è passato e non si è fermato. Sì, sì, sì. Poi la sequenza prosegue, parte, viene accompagnato da Brian Lee, che fa un omosessuale, sì. Casanova lo bacia sulla bocca dicendogli che nella vita bisogna provare tutto. Questa è una battuta bellissima. Dunque veramente un grande momento di cinema, questo incontro fra te che cerchi di trattenerlo e lui che purtroppo va via, cammina con grande difficoltà perché ha la gotta, e allora fa avanti. Immaginate Marcello camminando con la gotta pur conservando il suo fascino. È un grande momento di cinema, sì. È quello che scuola sa fare, un tavolo molto grande, mi ricordo di questa scena. Allora, poi abbiamo le domande ultime, qualche osservazione. Ha ancora recitato con Cavalli, lo dicevi prima, con Busatti, dove c'era Kassmann. Ancora un po' di commenti su questi ultimi incontri italiani. Oh, devo dire che ho fatto un film con Kassmann e farò il paragone con Tognazzi. Al momento che ho lavorato con loro, tutti e due erano disperati. Gassman piangeva e Tognazzi piangeva tutti i giorni, e lui mi ha detto, mi ha toccato molto, non sono costretta a fare televisione, il mio film, il mio figlio che fa cinema, era disperato. E difatti durante questa televisione che abbiamo girato insieme, il commissario, non so più come si chiamava, è morto, dunque non dico nei miei bracci, ma quasi, dunque era terribile, perché era per lui un mese o due di ci fermavamo molto spesso perché non stava bene, si sentiva male, insomma era preoccupante, e dunque un giorno è partito. E Gassman, che ha vinto un premio miglior attore, lo zio indegno, anche lui era disperato. Questi uomini con molto un grande fascino e con una carriera incredibile, alla fine della loro vita, alla fine, durante la loro vita, erano molto, insomma, male nel loro corpo. E se mi posso permettere di dirlo, Tognazzi mi ha detto, capisci, non si alza più, sono finito. Tu mi dicevi, quando eravamo a guardare il film, siamo entrati verso la fine della grande abbuffata, quando prima di morire sì. Tognazzi ti chiede un favore, fra virgolette, e tu mi dicevi che com'era... Sì, dunque durante la scena della sua morte che avete visto, dove lui faccio una dolcezza e mangia, lui si è messo una banana per fare vedere bene la camera da presa che era in funzione. Questa banana non l'avete tenuta, mi ricordo.
Piselino di Tognazzi. Dunque,